Shalom, 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 shalom. eccoci qua a una nuova lezione. Io e fratello Yaraya, noi che apparteniamo e veniamo dalla stirpe di Israele, siamo i veri ebrei israeliti, il vero popolo di Israele, che secondo la Sacra Bibbia sono i così chiamati negri, latini e nativi indiani d'America. E prima di iniziare vogliamo dare le lodi, adorazioni, gloria e potere al Padre nostro, Yahawah, Yahawah Baha Ba'ashem, Hashem, Yahawah Yahawah Shai, Shai, Baha Hashem, Ba'ashem, Ruach Ruta HaKodesh. Kodash. Yahawah è il vero nome di nostro Padre, del Creatore Onnipotente. Lo diciamo nel nome Bahashem di Yahawah Shai, colui che è il nostro Signore, colui che è il Re del popolo di Israele, che il mondo oggi dall'ignoranza chiama con il nome di Gesù Cristo e conosce con l'immagine di Cesare Borgia. Bahashem significa nel nome e della Ruach HaKodesh, che è lo Spirito Santo. E vogliamo dare i doppi onori agli anziani apostoli della Great New Stone, GMS, per averci insegnato questa verità e per Shalom. il ministero della verità. E Shalom. salutiamo tutti gli eletti della casa di Israele, coloro che si impegnano nella predicazione della verità della Bibbia e si impegnano nella testimonianza, per portare testimonianza al nostro Signore Yahawah Shai, per dare gloria e potere e onore a Yahawah. Shalom e Yahawah Ba'ashem, Yahawah Shai Barakatam, a tutti gli Akiam, Wa Akwat, Baniam, Yasharallah. Shalom. Siamo con questa lezione perché vogliamo portare alla luce l'identità biblica, la nazione biblica del così chiamato uomo bianco. Vogliamo dimostrare come nella Bibbia è scritta la nascita dell'uomo bianco. La nazione biblica dell'uomo bianco sono gli Edomiti, e adesso noi andremo a prendervi i precetti e i versetti dove ci racconta quando è nato l'uomo bianco e come è la sua discendenza e come possiamo risalire ai tempi di oggi chi sono i veri malvagi della terra. Perché poi ripetiamo, non tutti, è la maggior parte dell'uomo bianco che discende da questo, che discendono dagli Edomiti, questo popolo biblico. Iniziamo dal capitolo della Genesi al capitolo 25, versetto 25, e possiamo vedere la nascita dell'uomo bianco nella Sacra Scrittura. Ce l'hai? Sì, ce l'ho. Capitolo 25, versetto 5. Versetto 25. Versetto 25, ok, eccoci qui. Il così chiamato, come daremo il titolo a questo video, il diavolo della terra. Perché come ci ricorda, come ci ha detto il nostro Signore Yahawah Shai quando è venuto, i diavoli sono gli uomini, e quindi il diavolo della terra, diavolo, che dall'antico Anzi. greco diablos Bene. significa uomo astuto, uomo che inganna, sono i così chiamati bianchi di oggi. La maggior parte dell'uomo bianco sono i diavoli della terra. Quindi ecco, questa lezione qua sarà una lezione sui diavoli della terra, che sono i così chiamati uomini bianchi. E andiamo a vedere perché diciamo questo. Allora, Ak, prima di leggerti il versetto, avevi parlato del diavolo e volevo proprio fare vedere la radice della parola diavolo. Ok? Ce ne sono molti versetti nelle scritture che parlano del diavolo, ok? E qui prendo per esempio il primo Giovanni capitolo 3, ok? Chi commette il peccato è del diavolo, poiché il diavolo pecca dall'inizio, ok? Perciò dovete sapere che nelle scritture abbiamo il diavolo spirituale e il diavolo fisico, ok? Noi, essendo i figli di Yasharala, osservando i comandamenti del Padre, chiamando i veri nomi del Padre, Yahawah Ba'ashem, Yahawah Shai, stiamo lavorando con lo spirito del Padre, che è la Ruach HaKodesh. E chi fa oltre di queste cose ha uno spirito che li guida, ed è lo spirito del diavolo. Diavolo, come sappiamo attraverso il libro di Giobbe, è in servizio per il Padre. Il Padre ha creato sia il bene e il male, ok? Perciò la parola diavolo, visto che il mondo, quando sentono la parola diavolo, pensano subito a un essere con le corna, rosso e queste cose, ma non è proprio così. La parola diavolo, come vediamo qui nel libro di Giovanni, 1 Giovanni capitolo 3, ok? E qui siamo al diavolo. La parola diavolos in greco
Nuovo Testamento è Diablos. Faccio sentire un attimo. Strong's G1228. Diabolos. Ok. Diabolos. Ok, come avete sentito, Diabolos. Ora, se venite qui alla definizione, vedete che qui dice metafora. Ok, anzi, cambio un attimo, traduco in italiano, così vedete. Dice metafora applicato a un uomo. Vedete che è un uomo che opponendosi alla causa di Yahweh. Si può dire che agisca da parte del diavolo o che si schiera con lui. Perciò chiunque non agisce con lo Spirito Santo, ok, che vanno contro i comandamenti del Padre, si definisce come un diavolo. Ok, ora torno nel libro di Genesi, capitolo 25, versetto 25, e leggo, posso leggere? Sì, Ak. No, volevo prendere solo un precetto Vai, per vai, chiudere vai, questa vai, vai, vai. faccenda del diavolo. Vai. Arrivo subito. Vai tranquillo. Ah, ho capito forse che il diavolo viene a rubare e lottare. Può essere. No. Oh, era il versetto dove Yahweh Shai indica Giuda alla cena pasquale, visto che siamo anche nella settimana della Passac. Ok. Quando Yahweh Shai ai 12 discepoli dice tra di noi c'è un diavolo e indicava Giuda in quel caso lì, quindi indicava una persona fisica come diavolo. Può essere che ho capito. Il libro di Giovanni, capitolo 13, 26, però puoi vedere là. Giovanni 13 da 25 più o meno. Può essere quello. No, purtroppo non c'è qua. Dunque, il libro di Giovanni, capitolo 13 e 27 dice: E dopo il contentino, Satana è entrato in lui. Allora Yahweh Shai gli disse: Quello che fai, fallo presto. Questo è 27. Dunque, la strofa prima. Yahweh Shai Giovanni capitolo 13 versetto 26 dice: Yahweh Shai rispose: Egli è al quale darò il boccone dopo averlo intinto esso. E Eccolo, intinto Achilles. vai. Sì. L'ho cercato. Si trova nel capitolo 6 di Giovanni. Capitolo 6 di Giovanni. 6 al versetto 70. Versetto 70. Ok, Leggi pure. eccoci qui, libro di Giovanni, capitolo 6, versetto 70, che dice: Yahweh Shai rispose loro: Non vi ho forse scelti 12 e uno di voi è un demonio? Ok, Ok. qua là dice un demonio,
Sappiamo comunque che le Bibbie italiane hanno traduzioni, traslitterazioni diverse, ma comunque il senso è quello, demonio, diavolo, è quello. Infatti, Quindi. Ak, se tu vai alla radice della parola demonio lì in quel versetto, dice diabolos. Ok? Significa che quando è stato scritto nel greco antico era la stessa parola, come Infatti. era stato scritto nell'altro versetto che hai preso per spiegare l'etimologia della parola diavolo. Infatti, se tu Quindi guardi hanno qui. cambiato dopo. Se tu guardi qui, vedi come ce l'ho, Giovanni capitolo 6, versetto 70, ok? Vedi, questo è il testo in antico ebraico. E se tu vai nella parola demonio, qui diventa diabolos. Vedi, la parola è diabolos. E la traduzione è quello che vi avevo letto Sì, che con prima. questa parola Yahweh Shai andava ad indicare che non era spirituale, ma era in carne. Quindi indicava Giuda, che in quel momento era rappresentato come diavolo, perché era il diavolo, è, come dice anche la scrittura, è il padre delle menzogne, Ok. è il re delle menzogne, è il re degli inganni. E Inganni, quindi è proprio qua che noi ladro. prendiamo anche il re delle menzogne, il re degli inganni, per portare proprio anche ai giorni di oggi come l'uomo bianco sta ingannando e sta dicendo menzogne al mondo intero. Però prima di arrivare a questo punto, iniziamo con la nascita dell'uomo bianco, Bene. così lo riusciamo a identificare bene. Dunque, prima di andare a leggere velocemente quello che dice il fratello Charam Yasharala, ok? Vi leggo di nuovo la definizione del diavolo. Dice metafora applicato a un uomo che, opponendosi alla causa di Yahweh, si può dire che agisca da parte del diavolo, ok? È molto importante che vi ricordate di questo, che uno che si oppone che si oppone alla causa di Yahweh, qual è la causa di Yahweh? I suoi comandamenti, i suoi statuti, ok? Ora vado a leggere il versetto che dice: questo è il libro di Genesi, capitolo 25, versetto 25. E il primo è uscito rosso dappertutto. Anzi, scusami se posso permettermi. Posso leggere magari dal versetto 20. Dunque, per dare un po' più di. Ok? Isacco aveva 40 anni quando prese in moglie Rebecca, la figlia di Betuel, il siro di Padaran. Ok? La sorella di Labano, il siro. E Isacco pregò l'Eterno per la sua moglie perché era sterile e l'Eterno fu pregato da lui. Rebecca, sua moglie, concepì, ok? E i bambini lottavano insieme dentro di lei. E lei disse: se è così, perché sono così? E andò a interrogare l'Eterno. Perciò i due bambini, lei era incinta di gemelli. E questi due gemelli lottavano già dentro la pancia della madre, ok? E lei non sapeva il motivo perché questa cosa succedeva ed è andata a interrogare l'Eterno. Ora sentiamo cosa dice. E l'Eterno le disse: due nazioni sono nel tuo grembo e due tipi di persone saranno separati dalle tue viscere e l'unico popolo sarà più un popolo. Si intende, sarà più forte dell'altro popolo e l'anziano servirà il minore, ok? E quando i suoi giorni da partorire furono compiuti, ecco, c'erano due gemelli nel suo grembo e il primo è uscito rosso dappertutto come una vesta pelosa e lo chiamarono Esaù. Com'è che in quei tempi facevano questi grembi, ok? Con la pelle della capra, ok? E prendevano questa pelle della capra e la dipingevano rosso, ok? La dipingevano rosso. Lui è venuto fuori sembrando uno di quelle, ok?
Perciò è un bambino che aveva la pelle, che si vedeva tanto il sangue, proprio diciamo come è un bambino caucaso. Vediamo un attimo, vi faccio vedere un esempio. Se ti posso Vai, venire vai, vai. e dirti, cioè, qua proprio vediamo che nella Sacra Scrittura è stato ritagliato questo pezzetto per spiegare, cioè è stato dato importanza a questa nascita, è stata data, cioè, a differenza di tutte le nascite che ci sono state prima, è stata data importanza alla nascita di Esaù. Cioè, è stata data Ah. importanza al colore di Esaù, Come. perché come possiamo vedere, cioè, non è che esiste il bianco e il nero, ma esiste il rosso e il marrone. Questi sono i Come. colori. Siccome tutti gli uomini di prima erano di colore marrone, marrone scuro, comunque la popolazione era africana, aveva melanina, pigmentazione. Ecco, proprio questo, cioè, quando è nato. Così chiamato Esaù, che poi Esaù dall'antico ebraico si dice Ishashua, che significa è consumato, cioè è schiarito, cioè per le popolazioni di allora, per la famiglia sia di Isacco, ma per la popolazione di allora fu una gran sorpresa, cioè veder nascere un bambino rossiccio, e infatti così schiarito, slavarito, consumato, infatti Ishashua prende il nome da questa definizione, siccome quando nacque, a differenza di tutti gli altri popoli, nacque di un colore diverso, tutti quanti si stupirono. È per questo che nella Sacra Scrittura c'è stata data importanza a questa nascita, perché è nato diverso da tutti gli altri bambini che nascevano a quei tempi. E questo diverso sta nel colore rosso come possiamo vedere ai giorni d'oggi, perché ai giorni d'oggi, come ho detto, non esistono i bianchi e i neri, ma esistono i rossi. Infatti, l'essere umano ha la pelle rosa. Quando andate al mare, quando andate al mare potete vedere benissimamente quelli lì che quando si abbronzano diventano rossi, mentre ci sono quelli che si abbronzano e diventano scuri. Quella è la differenza di pigmentazione. Infatti è stato proprio, cioè quando Esaù è nato proprio con una mancanza di pigmentazione. Per questo è stato dato il nome Esaù, perché a differenza di come c'è scritto sulla Sacra Scrittura che Esaù significava rosso, scusatemi, Esau significa rosso, Esau significa è consumato, perché rosso significa, o rosso si dice shai, no, Esau, anzi, perdonatemi, dicono, nella Sacra Scrittura dice che Esau significa peloso, mentre peloso nell'antico ebraico significa shaiar, si dice shaiar, quindi Anzi, Ishashua, andiamo. che è Esau, significa è consumato. E quindi qua possiamo vedere come nella Sacra Scrittura è stato reso importante questo episodio qua, quando è nato il primo uomo bianco. Noi diciamo bianco per darvi l'idea, ma però, tu ce l'hai qualche immagine da far capire l'uomo, diciamo, bianco, che poi non è bianco, ma è rosso, cioè di Ecco qui. carnagione, di pelle. Allora, diciamo alla nascita. Come vedete questo bambino qui è un caucaso, ok? Beh, non stiamo parlando di giorno d'oggi, perché giorno d'oggi le cose sono cambiate molto, ok? Ma se prendiamo la logica come è, vedete questo bambino è un caucaso. E poi vedete, questo è un caso che la madre ha partorito gemelli. Uno era rosso e uno era, ok, marrone. Come vedete, non so se vedi Hack. Sì, vedo bene. Vedete la differenza, ok? Questo è un bambino come me alla mia nascita. Posso essere molto chiaro, ma il massimo che posso essere è questo. Ok, infatti ho una foto della mia nascita, ero molto più scuro di questo, ok? E vedete, infatti, eccolo lui. E la femmina, come vedete, è là. E loro sono delle gemelli, ok? Ed è questo che è successo sì, era questo che è successo con la Rebecca, ok? Infatti dovete capire scientificamente che cosa rende questa bambina con questa carnagione molto chiara. È perché gli manca la melanina scientificamente. E la melanina, la mancanza di melanina sulla pelle di un bambino o una bambina è proprio una deficienza. È una deficienza.
Ma non hanno mai insegnato questa cosa nelle scuole, perché la melanina ti aiuta per tante cose. La minima, per non andare in profondo, è il sole, ok? La melanina Ti protegge. ti protegge dal sole e ti dà un colore diverso, ok? Ma senza la melanina, che cosa è? Viene fuori bruciore, ok? Ora andiamo a vedere la foto di un uomo rosso, il cosiddetto rosso. Infatti avevo tante. Perché Quindi è interessante. come diceva l'AAC, non esiste un colore bianco e un colore nero. Esiste il colore rosso e il colore marrone. Questo è un classico uomo, Sì, così così chiamato chiamato uomo uomo bianco. bianco. Infatti, se vedete, l'uomo bianco magari diventa un po' più pallida di questo. Ma quando si arrabbia, quando ha caldo, lui cambia attraverso quello che sente, diventa viola, come si dice, diventa. Questi sono gli uomini rossi, come vedete, ok? Queste sono graduazioni del rosso, rosso chiaro, rosso scuro, come vedete, Bravo, bravo. ok? Sono Hai delle detto bene, graduazioni del graduazioni del rosso. rosso. E poi ci sono delle graduazioni del marrone. Andiamo a vedere. Come vedete, queste sono le graduazioni del colore marrone. Ok, non esiste nessuno nero. Ok, questo è scuro. Infatti, questo sarebbe il mio Tipo. colore. Scusami, perché poi come mi viene in mente per far capire a chi sta ascoltando che la popolazione di quei tempi era di colore scuro, Sì. ricordate che quando il padre, quando l'onnipotente Yahweh Bashem, Yahweh Shai, ha creato l'uomo, l'ha creato dalla terra. E Sì, quindi infatti. dalla terra prende il colore della terra. Questo qua è il colore della terra. La terra di che Infatti. colore è? Marrone. Quindi Infatti. l'uomo. Le prime popolazioni erano scure come la terra, colore marrone come la terra. E qui abbiamo visto attraverso la Sacra Scrittura la nascita del primo uomo schiarito, del primo uomo rosso, così chiamato uomo bianco di oggi. Posso andare avanti, Acco, vuoi far vedere Vai, qualcosa? vai, vai, vai. Volevo far vedere. Stavi parlando del colore del polvere. Dunque, sappiamo tutti già che la terra è marrone. Ok? Dunque, stavo leggendo qui. Avevi parlato di Esaù. E volevo far Sì. vedere. Ok? Infatti, cosa volevo dire? Dovete sapere che questo Blue Letter Bible si usa con lo spirito, perché molti anni fa abbiamo degli apostoli, degli insegnanti che insegnano da tanti anni, e come passano gli anni vediamo cambiare proprio delle informazioni da questo Blue Letter Bible, informazioni che c'erano, molti sono cambiati. Infatti, la parola Esau vuol dire Strong's H6215. Esav. Esav. e come sapete, non esiste il vocabolario. Il vocabolario è nell'antico ebraico è Aishau, è Aishau, ok? Che vuol dire Ishashua. Aishaushua, come dice l'Ak, e vuol dire come uno che ha perso la pigmentazione proprio, è quello che vuol dire. E Ak. Magari è ora anzi, finisco a leggere questo versetto e magari forse ci conviene andare a collegarlo a Genesi 4. Ok. Ok? Ok. Allora, vado avanti, ve lo leggo tutto. Allora, ho letto fino qui. Oh, scusatemi, eravamo a 20. E dopo, questo è Genesi capitolo 25, versetto 25. Il primo è uscito rosso dappertutto come una veste pelosa, e lo chiamarono Esaù.
dopo ciò suo fratello uscì e la sua mano afferrò il cranio di Esaù. Vedete comunque che non hanno dato la descrizione del suo fratello, perché suo fratello aveva il colore normale che avrebbe avuto un bambino chiunque in quell'epoca là, ok? E il fratello afferrò il cranio di Esaù e il suo nome si chiamava Giacobbe. E Isacco aveva 70 anni quando li partirò. Infatti, questo è molto profetico perché se andiamo a vedere il significato del nome Giacobbe, ok? Giacobbe significa. Perché questo ci hanno insegnato i nostri insegnanti, è molto importante andare alle radici delle parole, perché andando così riusciamo a imparare, ma molto di più che possiamo immaginare. Ok? Isacco vuol dire supplante, infatti questa parola supplante, dobbiamo andare a vedere cosa vuol dire in italiano, è molto importante capire, anzi apro una pagina veloce perché qui non mi dà la traduzione. Soppiantare. Non lo so, non lo so cosa vuol dire soppiantare vuol dire uno Andare che scavalca l'altro, hai capito? Non lo so, che a prende il posto dell'altro. In inglese. soppiantare, e qua infatti si ritorna al versetto 23, dove dice che da te usciranno due popoli rivali, uno sarà più forte dell'altro, il maggiore servirà il Can, minore. can, can, Quindi, can. come è una legge quella là del primogenito, in questo caso. Però la benedizione, il volere di Yahawashi vuole che il minore sia sopra il maggiore, sia servito dal maggiore. Quindi per questo Can, soppiantare era stato, diciamo, predestinato. profetizzato da Yahawah. Aveva già avvisato Rebecca e Isacco che il minore si sarebbe fatto servire dal maggiore. Per questo. Perché ai tempi si usava anche dare un nome significativo. I nomi che si dà, i nomi delle persone sono nomi significativi. Ogni nome ha un significato. È come il nome Esaù significa è consumato, il nome Giacobbe significa soppiantare, perché ha scavalcato la primogenitura. Infatti poi lo vediamo anche più avanti, quando arriverà il momento che un padre dà le benedizioni ai figli, che c'è questo soppiantamento di primogenitura. Il punto che voglio tirare fuori in questa benedizione, in questa come dire, profezia, in questa, nel volere dell'Altissimo. Il volere dell'Altissimo disse vicino a rispose alle preghiere di Rebecca dicendo: in te ci sono due nazioni, in te ci sono due popoli rivali. E quindi questo ci fa capire due nazioni. Significa non la nazione come l'Italia e la Francia. Due nazioni, anzi, comunque sta parlando proprio di due razze Due completamente razze. diverse, non la nazione, ma proprio due popoli, due razze diverse. Saranno due popoli rivali. Infatti, come possiamo vedere ai giorni d'oggi, noi che siamo cresciuti in questa società, dov'è che c'è rivalità? La rivalità, che c'è anche la lotta al razzismo, c'è sempre strata tra il così chiamato uomo bianco e uomo nero. E qua si realizza la profezia che l'Altissimo ha dato nel libro della Genesi. Due nazioni, due popoli rivali. Infatti, due popoli rivali sono i così chiamati negri e i così chiamati bianchi. E possiamo vedere anche attraverso è profondamente spirituale anche questo passaggio qua, perché è attraverso. Scusami. Comunque, cavolo, Mi vedi? sì, ti vedo, stai andando proprio fortemente, si vede che hai lo spirito che Volevo ti guida. scendere un po' più nel profondo, Vai. mostrando anche questa rivalità tra Esaù e Giacobbe, è la stessa rivalità, per
Perché siccome fratello Yaraya ha anche fatto delle lezioni sulla reincarnazione che è biblica, e l'esempio più grande di reincarnazione è quello là che è Giovanni il Battista, che è l'Elia che doveva precedere l'arrivo di Yahawashai, nostro Signore. E lo stesso nostro Signore Yahawashai lo disse: chi pensate che Giovanni fosse? Giovanni è l'Elia che doveva venire. Così come la reincarnazione, ecco, è biblica, è dimostrata. E la stessa reincarnazione di Giacobbe e Esaù, di Esaù e Giacobbe, e la reincarnazione ed è spirituale, ci riporta indietro alle origini. Anche se puoi andare alla Genesi, ai primi capitoli, che è la storia di Caino e Abele. E noi Ecco. possiamo vedere proprio che attraverso il rapporto che hanno Esaù e Giacobbe, questo rapporto di rivalità, è lo stesso rapporto di rivalità che aveva Caino con Abele. E possiamo vedere che anche dopo che Caino ha commesso l'omicidio del fratello Abele, è stato segnato, gli è stato dato un segno identificativo dal padre. Lo troviamo nel capitolo 4, Sì, al ce l'ho. versetto 15. Ce l'hai? Sì, ce l'ho, ce l'ho. Ok, leggi pure, a favore. Ok, libro di Genesi, capitolo 4, versetto 15, dice: allora, leggo dal versetto 15, come ha spiegato Ak, sapete che ci sono stati nati Adamo, Caino e Abele. Ok, Caino ha ucciso suo fratello Abele e lui dopo l'uccisione, questo è quello che è successo. Versetto 15. E l'Eterno gli disse: perciò chiunque ucciderà, anzi, leggo dal versetto 14. Ok, perché il padre l'ha scacciato, ok, via da quella terra là, e l'ha fatto diventare come si dice coloro, adesso mi è sfuggita la parola. Era un vagabondo, era un vagabondo. Infatti, questa razza è una razza vagabonda, hai Dei capito? nomadi. Loro vanno a conquistare terre degli altri, Ak, hai capito? Vanno a conquistare terre degli altri. Questo Hai è il. preso un bel punto. Sono sempre state. Intanto, lasciamo a parte quel punto e torniamo al punto che dicevi. Il versetto 4 dice: tu, ecco, tu mi scacci oggi dalla faccia della terra e dalla tua faccia sarò nascosto. E sarà un fuggiasco, un vagabondo, è la parola lì, ok? È un vagabondo sulla terra e avverrà che chiunque mi troverà mi ucciderà. E l'Eterno gli disse: perciò chiunque ucciderà Caino sarà vendicato 7 volte su di lui. E l'Eterno mise un segno su Caino affinché nessuno lo trovasse, lo uccidesse. Ok, questo segno che il padre l'ha messo è il segno di togliergli la pigmentazione. Ok, infatti voglio vedere qui la radice della parola il segno. Vediamo cosa dice. Ok, infatti se andate. Presagio, presagio, ok? Un marchio, presagio, ok? Dunque, quello che il padre ha fatto, vedete, un'evidenza qui, vedete? L'evidenza che il padre ha fatto era quello di togliergli la pigmentazione, togliergli la melanina, ok? Ah, ti lascio. Canna, che è così chiamato anche segno, biblicamente possiamo vedere più volte che è anche il così chiamato segno della lebbra, quando Can. il padre voleva punire qualcuno, lo puniva con la Miriam, lebbra, la e nella Miriam. Bibbia c'è scritto che si diventava bianchi. Non so se hai un precetto per prendere Sì, e questo questo si punto trova nel per libro mostrare che di la lebbra è bianca. Levitico. Vi faccio vedere velocemente. Questo è un racconto di quando la Miriam, la Miriam e Aarone sono andati contro al Mosè.
Ve lo faccio vedere subito, è nel numero dei numeri, capitolo 12, versetto 10. Ok, numeri. Numeri 12 e 10. Il cane, leggi pure così, diamo questo precetto per far capire che la lebbra è bianca e ti fa venire di colore bianco. Ok, leggo da versetto 9. 10, leggi il versetto 12-10. Ok, leggo da versetto 9 per dare un po' più di concetto, no? E l'ira dell'Eterno si accese contro di loro e se ne andò, e la nuvola si allontanò dal tabernacolo, ed ecco Miriam divenne lebbrosa, bianca come la neve, e Aarone guardò Miriam, ed ecco, era lebbrosa. Quindi questo ci dà a capire come il colore bianco, il colore chiaro sulla pelle è un segno comunque di sdegno da parte dell'Altissimo, è un segno che, ecco, identifica. È proprio qua che noi andiamo a prendere simbolicamente la nascita di Esaù come la reincarnazione di Caino, la rivalità di Esaù nei confronti di Giacobbe, suo fratello, come la rivalità di Caino, anzi la propensione proprio ad uccidere, perché se andiamo avanti sempre in Genesi al capitolo 27, capitolo 27, versetto 41, ok, prendi 27-41, ha detto che capitolo? 27-41, Genesi 27-41. Allora, il libro di Genesi, capitolo 27, versetto 41. Ed Esaù odiava Giacobbe a causa della benedizione con cui suo padre lo aveva benedetto. Ed Esaù disse in cuor suo: i giorni del lutto per mio padre sono vicini, allora ucciderò mio fratello Giacobbe. Vado Quindi avanti. Qui vediamo proprio la propensione anche ad uccidere. È la stessa propensione che aveva Caino con Abele, così Esaù con Giacobbe, e l'abbiamo vista al principio, come l'abbiamo vista dopo con la nascita, così lo vediamo, ecco, con i popoli di oggi, con le nazioni di oggi, come nella storia c'è stata questa propensione ad uccidere, a rendere schiavi, a maltrattare il popolo dei così chiamati negri, dei così chiamati scuri da parte dei bianchi. Noi possiamo capire, possiamo identificare ad oggi chi sono i discendenti di Esaù. Se velocemente prendi il primo capitolo il primo versetto del capitolo 36 della Genesi, che diamo una dimostrazione della discendenza di Esaù. Capitolo 36 ci dice: il primo capitolo di 36. Sì. Ora scusami, 36. Genesi capitolo 36, 1 dice: scusatemi. Genesi capitolo 36, versetto 1 dice: queste sono le generazioni di Esaù, che è Edom. Esaù prese... Che è chiamato anche Edom. Edom, sì. Okay. E quindi qua possiamo vedere attraverso la storia, genealogia di Esaù, Edom, gli Edomiti, attraverso le profezie, attraverso le caratteristiche. Come caratteristiche abbiamo visto il colore della pelle, come genealogia abbiamo visto come è nato il primo uomo bianco, cioè come poi è la discendenza dell'uomo bianco che si identifica, come è per capire, per vedere poi le profezie e quello che gli accadrà, perché quello nella Bibbia l'unico popolo che il padre promette di annientare è quello là degli Edomiti. Infatti quando arriverà il giorno che tornerà il nostro Signore Yahawashai,
saranno i malvagi, così chiamati, gli Edomiti, così chiamati malvagi di oggi, quelli lì ad essere sterminati prima di tutti, perché ci sono molte profezie che raccontano questo. Il punto che volevo prendervi è quello là, che noi dobbiamo identificare chi sono. Quindi, come possiamo identificare? Abbiamo il colore della pelle, abbiamo la loro nazionalità, come possiamo capire che sono loro? Perché lo possiamo capire dalla benedizione che ha ricevuto Esaù da Isacco. E la benedizione che ha ricevuto Esaù da Isacco la troviamo al capitolo 26. No, 27. Che libro Capitolo 27. stai Prendiamo la dicendo? benedizione di Esaù. Ok, hai detto che capitolo? Genesi 27, 27 40. 40. Ok. Can. Allora, Genesi 27:40. Dunque, prima di leggerti 27:40, avevi dato un punto che secondo me sarebbe chiarire su quel punto là. Avevi parlato della reincarnazione di Caino e Esaù, che Caino è lo stesso spirito come Esaù. E come sapete, nel mio canale ho fatto molteplici video parlando della reincarnazione. Dunque, per togliere velocemente questo dubbio, magari a qualcuno che sta guardando i video per la prima volta, la reincarnazione è biblica. È un versetto velocemente che ce ne sono ma tanti versetti. È il libro di Matteo capitolo. Inizio dal capitolo 11, versetto 12. E dai giorni di Giovanni Battista fino ad ora il regno dei cieli subisce violenza e i violenti lo prendono con forza, poiché tutti i profeti e la legge hanno profetizzato fino a Giovanni. E se lo volete accettare, esso, questo è Elia che doveva venire. Perché se leggete il libro di Mica vedrete che Elia doveva venire. Infatti qui Yahweh Shai sta dicendo ai suoi discepoli che quell'Elia che doveva venire era Giovanni Battista. Per avere più chiarezza basta andare a vedere i video che ho fatto riguardo questo discorso qui. Ok, questo è per appoggiare quello che Ah. diceva il fratello, che lo spirito stesso che funzionava nel Caino era lo stesso spirito che funzionava in Esaù. Caino ha ucciso il suo fratello. Esaù voleva uccidere suo fratello, come abbiamo letto prima. Dunque, il padre non l'ha permesso questa volta qui. Ok? Perché quando Caino aveva ucciso suo fratello, il padre ha fatto venire il suo fratello di nuovo. L'ha fatto rincarnire come Set. Ok? Lui ha portato la stirpe santa. Ok? Infatti c'è scritto in quel capitolo là che Set era proprio nella somiglianza di Adamo. Ok? E dunque andiamo, avevi detto Genesi capitolo 27, versetto 40. 27:40, perché volevo dimostrare Esaù. di Esaù. Ok? E capitolo 27, capitolo, libro di Genesi, capitolo 27, versetto 40 dice: E per la sua spada vivrà, e servirà il tuo fratello, e avverrà quando avrai dominio che spezzerà il suo giogo dal tuo collo. Ed Esaù odiava Giacobbe a causa della benedizione, come abbiamo letto prima. Dunque dice: E per la tua spada vivrai. E servirai il tuo Ecco. fratello, e avverrà quando avrai il dominio che spezzerà il suo gioco dal tuo collo. Infatti, questa profezia è molto profonda, perché qui dice che attraverso la sua spada vivrà, ma dunque servirà il suo fratello. I così chiamati Caucasi, come sapete, hanno servito sempre i Mori, sono sempre stati sotto fino a quando sono ritornato in potere durante l'era della rinascita. Dunque, sono andati in potere ancora molto prima, durante l'era di Alessandro Magno. Ok? Il padre ha ripreso il potere dalla loro mano, perché Alessandro Magno non ha governato tutto il mondo.
ha governato la maggior parte della terra, ma non tutto il mondo, come il giorno d'oggi. Ok? Loro sono andati in perdizione durante i tempi di Medioevo. Ok? E abbiamo fatto molteplici video facendo vedere che durante il tempo di Medioevo i figli di Israele governavano su tutta la terra, su Europa. Hanno governato per più di 1000 anni. Infatti, se andiamo a leggere un attimo, non lo so se posso. Allora, Bye vado bye. su. Se vado sull'era bizantino, su Wikipedia, e come vedete qui, l'impero bizantino notò anche come impero romano d'Oriente o Bizanzio. Era la continuazione dell'impero romano nelle sue province orientali durante la tarda antichità e il Medioevo, quando la sua capitale era Costantinopoli. Sopravvise alla frammentazione e alla caduta dell'impero romano occidente nel 5 secolo dopo Cristo e continuò ad esistere per altri 1000 anni fino a quando cade sotto l'impero ottomano nel 1453. Infatti, se andate nel libro di Apocalisse, capitolo 19, parla proprio di questo racconto qui, ok? Che il padre ha lasciato, anzi, andiamo a prenderlo veloce. Ah, scusami perché dobbiamo spiegare questi punti, se no, allora si trova nel libro di sì, 17, nel libro di Apocalisse, capitolo 17, versetto 8. Anzi, scusatemi. Anzi, Apocalisse 13. Ok, libro di Apocalisse capitolo 13, versetto 3 dice: e ho visto, anzi, inizio dal versetto 2: e la bestia che ho visto era simile a un leopardo. E il leopardo, come sapete, rappresenta Alessandro Magno, ok? E i suoi piedi erano come i piedi di un orso, che rappresenta la Russia, ok? E la sua bocca come la bocca di un leone, ok? E i dragoni, la bocca di un leone perché per il suo esercito, quello rappresenta. E il dragone gli diede il suo potere, il suo trono e grande autorità. E ho visto una delle sue teste come se fosse ferita a morte. E la sua ferita mortale fu guarita e tutto il mondo si meravigliò alla bestia. Ed è quello che vi stavo raccontando qui, sul tempo di Bizantino. Nel tempo di Bizantino, i così chiamati Mori avevano preso controllo, ok, dell'impero romano, e l'impero romano ha avuto questa ferita, ok? La ferita è guarita dopo i 1000, diciamo, nei 1450, quando si è guarita, ok? È tornato nel potere di nuovo. E è tornata in potere di nuovo fino al giorno d'oggi che stiamo vivendo. È molto importante capire questo punto qui. Infatti, quella benedizione nel libro di Genesi capitolo 27-40 è molto molto profonda, ma molto profonda, più che uno può pensare. Cioè, Giacobbe ha dato una profezia dall'inizio alla fine, diciamo, e dice:
e per la tua spada vivrai e servirai tuo fratello, e avverrà quando avrai dominio che spezzerai il tuo giogo dal suo collo. Sta parlando del momento dopo l'era di Bizantino, nell'era della Rinascita. Infatti, gli antichi romani sono conosciuti bene per vivere con la loro spada. Avevano il loro potere, che era il loro esercito. La spada vuol dire la sua forza, ok? Il suo esercito. E cioè, sapete come l'esercito romano era conosciuto proprio per la propria forza. E fino al giorno d'oggi vivono sempre e gestiscono, comandano gli altri paesi con la loro forza. Se tu non accetti la democrazia, vengono nel tuo paese e ti piomberanno di bombe, ok? Questa è la spada che è stata data a Esaù. Esaù è conosciuto per questo. Non ti lascio. No, è quello che volevo dire io, che è la spada, è la benedizione che è stata data da Isacco quando un padre dava una benedizione a un figlio, era per dargli una prospettiva, una profezia sul futuro avvenimento, ma non suo, anche cioè, soprattutto della sua discendenza, figli, nipoti, cioè proprio della discendenza. Negli anni, di generazione in generazione, quello che sarebbe successo. E quindi è curioso anche questo fatto che Esaù viene benedetto con la spada, Caino, che dall'antico ebraico si dice Kayan, significa arte, perché Caino era anche lui Caino era un cacciatore, Bisogna andare a come. quello, secondo me. Bisogna far vedere proprio cosa vuol dire Caino. Infatti, Caino ha avuto un... anzi, andiamo a vedere la radice della parola Caino. Ok, nome Caino è... Strong's H7014, Cayenne, Cayenne. Ok, come avete sentito, Cayenne. Ok. Traduco e come vedete qui, Caino vuol dire un fabbro, ok? Fabbro. La tribù, sì, qui sono andati un po' fuori. Comunque dovete Sì, perché sapere. nell'antico ebraico la parola Kayan significa arma. Arma, bravo, fabbro, fabbro I dell'arma. fabbri a quei tempi, comunque il fabbro di quei tempi Faceva fabbricavano le le spade e gli armi, le scudi, spade soprattutto. le spade e gli E scudi. quindi soprattutto attraverso la benedizione che ha ricevuto Esaù, noi possiamo capire ai giorni d'oggi chi si è procurato il pane per dire comunque il vivere attraverso le armi. E abbiamo le dimostrazioni come possiamo vedere se vogliamo guardare gli ultimi tempi da quando hanno trovato le Americhe. Possiamo vedere lì come l'uomo così chiamato uomo bianco attraverso l'arma è andato a prendersi la terra dei così chiamati nativi indiani d'America, i così chiamati indigeni. Ma possiamo proprio vedere se vogliamo andare un po' più indietro, comunque importante da capire, nella storia i popoli che hanno fatto guerra sono stati i popoli più duri e crudeli della storia. Possiamo iniziare dai greci con Alessandro Magno, all'impero romano. Questi qua sono comunque tutti discendenti della stirpe degli Edomiti greci. E se per esempio anche se tu vuoi scrivere su Wikipedia Esaù, vedi benissimamente come ti porta all'impero romano la stirpe di Esaù. Comunque così come l'impero romano ad oggi la capitale dove si è spostato l'impero degli Edomiti sono gli Stati Uniti d'America. Perché è attraverso
il comportamento, le azioni di queste nazioni qua, noi possiamo capire che hanno per loro natura, cioè gli viene proprio nella loro natura di essere sempre dei popoli bellici, bellici sempre di guerra, e quindi, come dice la benedizione, attraverso la spada Hanno si fa. sempre E poi vissuto vediamo. attraverso la, hanno sempre conquistato attraverso la spada, parlando Hanno sempre dei conquistato tempi. attraverso la spada, e possiamo capire anche che. Poi hanno sempre avuto quest'odio razziale nei confronti dei così chiamati negri, dei nativi indiani d'America, degli indigeni, dei scuri. Hanno sempre avuto quest'odio, quindi si vede anche là come nella discendenza delle generazioni in generazione è rimasto quest'odio da parte dei così chiamati edomiti, che sarebbero i discendenti di Esaù, contro i così chiamati, cioè contro il popolo di Israele, che sono i discendenti di Giacobbe. Hanno sempre sofferto questo fatto che siamo stati preferiti, perché comunque, come dice il libro di Malachia, se non sbaglio, dove dice che il padre odia Esaù e ha amato Giacobbe. Loro conoscono questa verità, ci hanno sofferto a noi, e quindi sono stati anche usati dall'Altissimo per essere una punizione per coloro che sono il popolo di Israele. Conosciamo che sono comunque i diavoli della terra, i bianchi della terra, i così chiamati bianchi, perché discendono, ecco, da questo popolo, che è un popolo che biblicamente si rispecchia con i popoli, l'ultima nazione, l'ultimo impero, ripeto, è quello là degli Stati Uniti d'America, e si rispecchiano con il loro modo di fare, la loro disubbidienza anche alle leggi dell'Altissimo, perché anche questo hanno sempre disubbidito a coloro che sono le leggi naturali da rispettare sul pianeta Terra. E possiamo vedere come hanno anche voluto, come dice anche biblicamente, hanno voluto vendicarsi, ecco, di questa primogenitura che è stata soppiantata da Giacobbe, ma perché era il volere dell'altro. Comunque loro si sono sempre opposti, sono sempre stati disubbidienti a colui che esiste, nostro creatore onnipotente. E io volevo far capire ad oggi che biblicamente la nazione biblica degli Edomiti ad oggi si rispecchia con i così chiamati bianchi, non solo per il colore della pelle, non solo per la loro natura nel vivere, nel procurarsi, nella loro natura violenta, nella loro natura violenta, ma anche con la profezia che avverrà, perché, come ci dice la Sacra Scrittura, il popolo di Israele sono gli ultimi della società oggi, mentre, come il fratello Yaraya prima diceva, che è stato dato il potere ai malvagi in questo periodo, come dice anche nel libro di Daniele, per un tempo è stato dato il potere ai malvagi. Vedremo anche nella profezia questi malvagi che verranno annientati dal Signore, che, come ricordiamo, come Yahawashai diceva, che saranno i poveri ad ereditare il regno dei ricchi, saranno i poveri in spirito, saranno gli ultimi della classe ad ereditare il regno dei cieli, il regno che il Padre ha mandato. Mentre oggi chi ha il potere, sapete bene che oggi chi ha il potere è l'uomo bianco, che ha voluto marcare la sua supremazia bianca, quindi ha voluto riprendersi una primogenitura, ha voluto cambiare l'ordine, e qui capiremo che l'uomo bianco è il così, sono i così chiamati diavoli della terra, discendenti di Esaù, che nella Sacra Bibbia è pieno di profezie dove saranno sterminati.
dove saranno sterminati e la loro eredità è questa qua, la loro eredità è questa terra di malvagi. Khan. Noi con questa lezione qua volevamo portare questo messaggio. Speriamo di essere stati edificanti, di avervi fatto capire. Noi lo diciamo al meglio delle nostre possibilità, al meglio della nostra comprensione. Io consiglio sempre a chi ascolta comunque di andarsi a fare le proprie ricerche, di andare comunque a prendersi conferma di quello che insegniamo. E quindi volevamo portare alla luce con l'uomo bianco ad oggi. Chi è? Chi è l'uomo bianco e chi è biblicamente l'uomo bianco? Allora, prima di andare via, volevo aggiungere a quello che ha detto, come ha detto Lack, Charam, che l'uomo bianco ha preso con forza tutto quello che ha oggi, ok? E ricordatevi, all'inizio del video abbiamo fatto vedere il significato del diavolo, che diavolo è un uomo, ok? Che è un uomo che fa le cose contrario, ok? All'opposizione del padre, Yahweh, ok? Infatti, se leggiamo dal libro di Giovanni, capitolo 10, versetto 10, dice: il ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere. Ok? E questo sta parlando dei figli dei malvagi, la stirpe malvagia. Loro vengono per rubare, uccidere e distruggere, come hanno fatto sul continente dell'Africa. L'Africa, come sapete, come se leggete il libro di Amos, capitolo 8, 5 se non sbaglio, vi fa capire che i figli di Yasharala sono simili a, a, a sono classificati come i figli di Etiopia. Africa, come sapete, prima una volta si chiamava Etiopia. Anzi, non lo so se ho detto giusto quel capitolo là. Sì, è Amos 9 e 7, scusatemi. Ok? Libro di Amos 9 e 7, capitolo 9 e 7. E classifica i figli di Yasharala come i figli degli Etiopi, perché sapete storicamente che Africa, la terra di Africa, si conosceva come Etiopia Interio e Etiopia Inferio, ok? È stato un generale. Ed è un generale edomita che ha dato il nome di Africa. Dietro il suo nome si chiamava Leo Scipio Scipione. Africano, ok? Perciò ha dato il suo nome, come hanno fatto anche alla terra di America. E sappiamo che i nostri fratelli sono arrivati prima sulla terra di America, come leggete dal libro di Secondo Esdra. Secondo Esdra, capitolo 13, ma ve lo leggo velocemente dal versetto 45, ma consiglio di leggere dall'inizio. Dice: perché attraverso quel paese c'era un ottimo modo per andare via, via a dire di un mezzo, di un anno e mezzo, e la stessa regione è chiamata Azaret. Se voi prendete la parola Azaret e guardate sulla lingua ebraica antica, mi dice un paese sconosciuto. Questi sono i figli di. Infatti, se leggete qualche versetto prima, vi fa capire che era la regione dei figli di Israele, perché Yasharala era diviso in due, nord e sud. E quelli del sud erano consisti dei figli di Giuda, Levi e Beniamino, e gli altri, Ruben, Gad e tutti gli altri, loro sono sfuggiti e sono andati sulla terra dell'America. È andato sempre un comandante italiano che si chiamava Vespuccio Amerigo, ok? E non è che è andato a fare pace, è andato a rubare, come dice proprio la scrittura qui. È andato a rubare, uccidere e distruggere, ok? Loro hanno sempre vissuto attraverso le loro spade, ok? E dovete sapere comunque che la fine sta arrivando per loro. Questa è la fine del loro regno. Ok? Il regno sarà ridato a chi è di dovere, che è Giacobbe, i figli di Giacobbe. Ok?
Yahweh Hashem Yahweh Shai volendo, Yahweh Hashem Yahweh Shai Ratazà, noi saremo tra quei numeri là. E stiamo chiamando tutti i figli di Yasharala sparsi nei quattro punti della terra. Svegliatevi, perché sta arrivando il peggio. Questa gente non hanno mai voluto bene a nessuno. E tutte queste nuove norme che stanno tirando fuori non è per il bene di nessuno. È proprio per finire l'umanità. E coloro che cadranno a tutte queste cose, cosa posso dire, Ak? Questi sono i tempi dove si dimostrerà a chi si affida all'uomo, se si affida all'Altissimo, Yahweh Hashem, Yahweh Shai, o se si affideranno ai diavoli. Khan. Con questo, io voglio chiudere. Sì, voglio chiudere dando tutta la gloria, tutto il potere e le adorazioni a Yahweh, Baruch Hashem, Yahweh Shai, Baruch Hashem, Kodash. Speriamo di essere stati edificanti per qualcuno e continueremo a portare la testimonianza della parola, della verità, dello spirito di verità che ci è stato donato. E alla prossima. Shalom. Shalom. Shalom, Mark. Shalom.